Allora, rieccomi. Dunque, ciao ragazze, eccomi qua. Dunque, bentornati e bentrovati sul mio canale YouTube. Allora, se questo video vi piace, mettete un like di supporto, commentate, attivate la campanella qualora voi volete iscrivervi per rimanere attivi sul mio canale YouTube. Allora, dunque, questo è il video sui preferiti di questo mese di novembre. Allora, come preferito ne ho tanti preferiti, tanti, ma non sono gli stessi, ma più o meno sì. Allora, questo outfit che mi sto mettendo quasi tutte le settimane perché ho poca roba, quindi mi devo arrangiucchiare un po' con quello che ho perché non trovo tanti outfit da mettermi, da riacquistare, perché piano piano sto dimagrendo, ma ancora ci devo andare cauta col dimagrire perché non voglio diventare troppo come una volta rachitica che ero quando ero ragazzina, quando ero ventenne rachitica. Non so se ricordate i vecchi video, ma ero di una magrolinità incredibile. Magrolinità si dice, non lo so, comunque ero di una magrezza allucinante, troppo, no. Non si può vedere com'è, quindi se vi va vedete i miei video, sarà meglio così se non riguardate. Comunque nulla, io facevo tanta ginnastica, avevo un fisico asciutto, ma adesso non è più così, sono di nuovo in carne e quindi prendetemi come sono. Comunque questo è il mio outfit, faccio un video, ve lo metto da questa parte se mi ricordo del mio outfit di oggi. Lo so, metterò sempre come sono adesso in pantofole, perché non mi va di mettermi tutta bella in scarpe da tennis solo per il video. No, faccio così scialla come sono. Metterò un video da sta parte qua, se mi ricordo. Poi, come seconda cosa, musica. Musica, sto apprezzando tantissimo, come si chiama, lo strano percorso di Max Pezzali. Sì, adoro quella canzone, troppo bella e fantastica. Non ve la posso far sentire se no YouTube mi fa diventare visibile il video. Non è a caso, mi segnala il video, quindi no. Però lo strano percorso di Max Pezzali mi piace tanto. Poi cos'altro c'è? Vabbè, tante altre canzoni che non ho visto qua nominare, ma la prima canzone è Max Pezzali e vabbè, di Freddie Mercury c'è Oh My Love, Oh My Oh, no, vabbè, non mi ricordo. Comunque, se mi ricordo, vi metto di Freddie Mercury la canzone qua sotto di come si chiama. Poi Maniac di Freedance e tante altre canzoni come Destinazione Mondo e Sonora, ma vabbè, dettagli. Valerio Scano, ricordati di noi, bellissima la canzone. Chi se la ricorda bene, se no, pace, pazienza. E tante altre belle canzoni di Giorgia, come saprei, bella quella canzone, adoro pure. E poi sarà come morire, bella quella canzone, adoro. Il mio tesoro, come si può dire. Vabbè, poi come profumo, cosa vi menziono? Come profumo, ometto quello di, aspetta un attimo, ve ne mostro due. Allora, uno è questo qua che metto e mi sta quasi terminando, ma qua dovrò andarci cauta col terminarlo perché costa un bel po', 15,90. Non è tanto, ma non è neanche poco. Comunque questo qua è un inganno, come si vuol dire, un assaggio della Miss Dior, molto buono, un assaggio per dirvi che è un'incisione, uno sputo, come si vuol dire, di Miss Dior, ma non è Miss Dior, si avvicina a Miss Dior, però, sì, vabbè, chiamiamolo dupe, come chiamatelo, come cavolo volete voi, ma questo è, adoro, è il mio profumo preferito. E io la sapevo che arrivava prima o poi questo video, ma mi piace tanto registrare questi video, che mi ricordo sempre di registrare in ritardo. Comunque, questa è la scatola e questo è il pack secondario, il packaging secondario del profumo che mi sto mettendo non sempre, ma tutti i giorni, diciamo. Quindi, no, che dico non sempre, vabbè, no comment di quello che ho detto, lascia per. Sì, lo so, ho detto una cavolata, ma pazienza. Quindi, questo è il packaging primario, questo è quello secondario. Il profumo,
Allora, non si legge bene perché è indecifrabile questa scrittura di questo artista di profumazione del profumo. Però, questo è il profumo che mi piace tanto. Non so descriverlo abbastanza bene, ma a me piace e lo adoro e lo metto perché è il mio profumo preferito del momento, insieme alla combinazione. Se me la combo di quest'altro, buono. Un po' di questo, un po' di quello. Faccio un remix. Una mescolazione di profumi fantastica. Adoro, adoro, adoro. Come dice Cuba Libre, Amaryllis, adoro. Ciao Cuba Libre, ciao Amaryllis. Se hai visto il video ti saluto tanto. Ciao cara, se stai vedendo questo video. Poi questo lo metto qua prima che mi cade per terra, aiuto. Vabbè. Poi, come altro profumo, cosa dirvi? Nulla, questi qua sono i tutti i profumi che ho. Come rossetto, che mi sta piacendo tanto, come trucco, non mi trucco molto questi giorni, mi sono truccata una volta ogni tanto, come sempre. Sto rossetto qua della Yves Rocher 156 Matte, bello, tu li metti quando ti pare, quando mi pare a me, molto bello questo rossetto. Ed è anche un bel colore, ah, un bellissimo colore, sì, bello, 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 vedete? Cioè. Eccolo qua, questo è il profumo, cioè il rossetto che metto quando voglio e soprattutto lo metto come voglio, ovviamente. Lo potrei mettere con precisazione, cioè con il pennello, ma siccome che sto diventando più o meno, tra virgolette, brava a saperlo mettere anche senza il pennello, mi sta bene anche così. Poi, come altro lip gloss, che non è un rossetto, ma sì, è un lip gloss, questo è della W7, sì, questo qua mi sta piacendo tanto. Poi, accessori del mese. Vabbè, gli occhiali non c'entrano una mazza, ce l'ho sempre, già me li vedete nei video. Questo qua, questa borsetta che sto apprezzando tantissimo. Bella, bella, bella. Sì, è poco spaziosa, poco capiente, scusate, lo devo dire. Poco capiente, però mi piace da matti, adoro. E la sto indossando più o meno quasi tutti i giorni. Poi, outfit ve l'ho detto, sì, esatto. Scarpe, è inutile, ve lo dico tanto, prima o poi le dovrò salutare quelle che ho e dovrò acquistarne altre perché dentro le scarpe si stanno consumando come se non fosse mai, cioè come se non ci fossero domani, dai. Poi, crema mani che mi sta piacendo un botto, questa aspettate un attimo, di Rocher, questa di Rocher è strabuona. Ed è al karité e mandorle dolci. Mi pare di sì, vabbè. È una body lotion, una lozione corpo, sì. Che ovviamente non la metto nel corpo, ma bensì nelle mani per idratare a ben a fondo sia la notte che il giorno. Ma è preferibile metterle durante la notte, ma io non c'è verso, me la metto anche durante il giorno perché ho le mani. Sì, avete capito bene, di rospo, quindi è incredibile la cosa, ma me la metto di giorno perché non sopporto le mani troppo ruvide, quindi questa è una, non voglio dire una fesseria, però è uno step in più per sentirmi bene con me stessa, più che altro, non per chissà che cosa, per darmi fastidio a chi mi tocca le mani, no, a chi mi prende le mani, però. Siccome che mi dà fastidio questa brutta cosa della ruvidezza che ho sulle mani, amo da morire mettere questa mano che mi fa sentire più sicura che ho le mani belle apposte idratate che non aver le mani. Per carità, quando me le sento dico, oddio, ma cosa c'ho sulle mani? E invece questa è buona ed è top, fenomenale. Comunque, scusate se mi sono dilungata tanto, ma adoro questo Yves Rocher. Poi ne avrò altre che le mettere in uso appena posso. Poi film, soap, opera, come lo volete chiamare voi,
La promessa, sì, guardo e non guardo, ma tante volte quando guardo la promessa mi piace, mi prende tanto, non è sempre perché tante volte vi ascolto anche voi su YouTube, quindi tra YouTube la promessa non sa cosa è peggio, ma la promessa è top, fenomenale. La promessa sarebbe una serie TV spagnola che sta prendendo piede sia in Italia che in Spagna, come appunto vi ho detto, e mi piace perché non lo so, ragazzi, mi prende. I personaggi sono fantastici, sono bravi e sanno recitare bene, non solo anche i turchi, ma anche gli spagnoli sono bravi. Sì, lo so, c'era Terramara prima che mi piaceva tanto, poi c'era Il Segreto, adesso c'è Lopez in the Air, come si chiama, non lo so. Poi c'è. Come si chiama quell'altra? Aspetta un attimo. Vabbè, raga, non mi ricordo, pazienza, scusate, ma ho un blackout mentale, non mi ricordo cosa. Che come si chiama quella serie lì turca? La Rosa della Vendetta, ecco, non mi ricordavo. La Rosa della Vendetta sempre con Demir? Yaman, mi pare, sì, Demir. Con Demir era fantastico, vabbè, in Terramara c'era la mia preferita Zuleia. Zuleia non è male per niente, mi piace da impazzire. Oppure adesso c'è, non lo so, La promessa che mi sta acchiappando tanto, è bellissimo. Poi come secondis, cosa? Aspettate un attimo, che mi sta piacendo tanto. Tanto non per dire da impazzire, ma mi ci sto approcciando di nuovo a rileggere di nuovo. Allora, in biblioteca ho fatto un salto, non so se era ieri o avanti ieri, non mi ricordo. E mi sto riprendendo, non dico la passione perché non si può sentire perché tanto non è che mi fa impazzire leggere, però siccome che ultimi tempi, come si vuol dire, sì, forse ho il blocco dello scrittore, non lo so, però per leggere di più e scrivere meglio, capire bene quello che voglio dire, eccetera e quant'altro, mi sto cercando di rileggere qualche libro che piace tanto a me, a mio gusto personale, come si vuol dire, sono andata a scegliere in biblioteca. Questa di Lucille Riley, non so come si dica, però Riley credo che si dica, non lo so. Un romanzo ambientato a Londra, aspettate che ve lo dico che pagina era, nel 1900, perché ce lo so. 20 Londra 20 novembre Londra 1995, quindi negli anni 90 è ambientato questo posto che ne sta parlando questo libro. E sono arrivata a che pagina? Aspettate, ve lo dico. Alla 13ª pagina, vabbè, lo dovrei leggere stanotte perché sennò non ce la faccio a leggerlo pagina per pagina. Se stanotte non guardo YouTube, mi guarderò queste almeno queste altre pagine di questo libro. Bellissimo libro, mi piace. E per dirvela tutta, Letteratura d'amore. Lettera d'amore. La lettera d'amore è un romanzo, appunto, come dice la parola stessa, nuovamente d'amore. È un romanzo romantico, bello, ambientato a Londra, appunto, ribadisco, negli anni 90. E non sembra malaccio per niente, molto scorrevole, si capisce bene ciò che dice, e non è come tutti gli altri libri che ho letto in passato, che erano di una noia mortale. Mentre questo è bello. Sì, Piccolo Principe è bello, però anche questo è bello. È un po' grosso come libro, perché non so quante pagine siano. Forse ce n'è, sì, infatti, ce n'è un bel po' di pagine. Questa è la scrittrice, credo che sia, vedete? Sì, è la scrittrice di questo libro, Lucinda Riley, non so come si pronunci, perdonatemi per la pronuncia, ma questa non so, vabbè, l'inglese non è proprio il mio forte, ma l'americano sì. Comunque questa è la scrittrice, l'immagine della scrittrice è top. Quindi questo, come mi sto facendo prendere dalla lettura, anche se non più di tanto, ma mi sto sforzando in poche parole. Poi, come bevanda, come tisana del momento, sto prendendo tantissimo, sia come infuso, anzi, Despard, che è l'infuso di mirtilli, e vabbè, tutto un infuso di mirtilli,
tra te e il fuso sarebbe della Tesper. Vi metterò anche qua una foto se mi ricordo, non lo so. Aspettate un secondo. Allora, siccome che mi scoccia sto a fare foto e cose, però vi voglio mettere anche di ciò che sto parlando per non stare sempre a mostrarvelo, cioè sempre per non fare video, cose e foto. Meglio ve lo faccio vedere dal vivo perché si fa più bella figura così. Allora, uno, questo qua, mirtilli e frutti misti biologico della Tespar. Ed è questo qua. Aspetta, gli accendo un po' le luci, se no non si vede la mazza. Questo qua è della Tespar. Buonissimo, frutti di mirtilli e appunto ribadisco frutti misti, mirtilli infuso biologico, molto buono, sì. Fantastico. Queste qua sono le bustine, queste qua, aspettate, queste qua sono le bustine. Me ne bevo una al giorno, non di più, perché sennò mi fa effetto contrario. Già, lo so, e mi è stato anche pure spiegato che se esagero con le quantità di tisana o quant'altro, c'è un brutto rischio qui nel comment. Poi, come tisana sto prendendo quella dell'Eurospin Lester House, o come cavolo si dice, non lo so. Tisana Bone Relax, questa qua dell'Eurospin, fantastica. Diciamo che non è male perché aiuta al rilassamento, a distendere la mente e il corpo, tutto quanto, quindi top, mi piace. Soprattutto l'amo perché in un attimo mi ritrovo già stessa sul letto, non lo so come fa, però mi piace. Allora, prima cosa, 20 filtri vi sono, 20 filtri, quindi top, non è male. Poi, cos'altro? Come cibo preferito, cosa sto preferendo? Sia di sera che di mattina? Vabbè, oltretutto ogni tanto faccio, perché adesso basta, le patatine fritte, anche no, tutti i giorni, ma una volta ogni tanto le patatine fritte. Poi quelle surgelate prese da Despar sempre, o anche all'Eurospin, dipende da dove mi capita. Poi, come altro cibo, anche l'insalata che non è male, me la faccio io oppure mia nonna, intanto mi prepara qualcosa di buono, di culinario succulento, molto buono. Come altra cosa culinaria, cos'altro ci può essere? Vabbè, a parte il tè e tutte queste robe, la Coca-Cola la sto eliminando perché non mi fa bene, la bevo solo quando c'ho l'acido, no, l'acido, che cavolo sto dicendo, no. L'acetone, ho sentito dire dal mio vecchio medico di base, che ora non è più qua, ma fa il medico di base a pagamento, non so perché, ma vabbè, forse si trova meglio, perché prima era il nostro medico di base di famiglia, adesso fa un'altra cosa, non so, vabbè, forse lo fa quando, perché lui è un chirurgo e è un gastroenterologo, tutto quello che è, sa togliere e anche cucire bene i punti. Quindi è top, mi piace come persona, molto competente come dottore. Però, allora, cosa vi stavo dicendo? Sì, che praticamente stavo bevendo ultimamente la Sprite. La Sprite è molto buona, mi piace, però non la bevo spesso, perché sempre perché mi gonfia la pancia, quindi sto cercando di bere più acqua, più acqua, più acqua, più acqua, sia quando vado in palestra che quando non vado in palestra. Poi la palestra mi sta piacendo tanto, anche questo non è male, e mi aiuta anche per sfogarmi un po' e a deliberare un po' le idee che ho per fare i video qua su YouTube. Poi mi sono dimenticato qualche altra cosa, ma non importa. Poi, cos'altro c'ho? Nulla, altra cosa, non so altro che altro preferito c'è, ma non importa. Vabbè, a parte quello che mi rilassa lavare i piatti, ma già lo sapete. Bene, questo era tutto. C'è altro preferito? Qualche altra cosa? No, nulla. A posto, un bacio. Ciao ragazze, alla prossima. Ciao, seguitemi sugli short di YouTube. Ciao.